Vecchia storia quella dell'ospedale civile di Pescara elevato a DEA di secondo livello, ovvero Dipartimento di Emergenza ed Accettazione che afferisce a due livelli di complessità, dotato di personale e strumentazione capace di operare su discipline operative più complesse e che abbia un bacino di utenza dai 600.000 al 1.200.000 abitanti. La Regione Abruzzo deve avere un DEA di secondo livello e il Santo Spirito di Pescara ha tutti i requisiti per esserlo. Lo sanno tutti, cittadini sempre più scontati. Contenti della qualità delle prestazioni, personale sanitario, illustri luminari da anni lo stanno chiedendo a gran voce senza essere ascoltati. Gli unici a non saperlo, a far finta di non saperlo, i politici, meglio disposti a mantenere determinati equilibri piuttosto che ad operare per garantire un servizio sanitario più adeguato. Dopo numerosi tentativi da parte di altre forze politiche, Italia Viva e Azione su tutte, ora anche il civico Pettinari prova a scuotere la cenere, chiedendo al governo regionale, ma anche e soprattutto al sindaco di Pescara come massima autorità in campo sanitario ad agire in questa direzione. Pescara ha tutti i requisiti per essere elevata a DEA di secondo livello, il presidio di Pescara. DEA di secondo livello garantirebbe più posti letto, garantirebbe una strumentazione all'avanguardia, ma non solo, garantirebbe più personale e soprattutto tutte le discipline raggruppate in un unico ospedale. Questo potrebbe risolvere i grandi problemi della sanità, ma si continua ancora a temporeggiare e a rimandare. È un grande errore far rimanere l'ospedale di Pescara un DEA di primo livello e poi siamo ancora a segnalare i grandi problemi a partire dalle lungaggini, dalle file in pronto soccorso dovute attese anche di giorni e giorni e giorni dovuti alla carenza di personale ma soprattutto di posti letto nei reparti e nelle strutture esterne di lungodegenza. Quindi la richiesta forte del Presidente di Regione che fa programmazione al Sindaco di Pescara nella sua veste di Presidente del Collegio Ristretto dei Sindaci di imporsi e far sì che Pescara diventi presto, subito, prima di domani, DEA di secondo livello. Ciò che impedisce questo processo, la vecchia politica e qualche campanilismo. Ma senza ombra di dubbio, sono stato 10 anni consigliere regionale, ho vissuto tutte queste stagioni di botte e risposte e di tensioni e c'è una parte politica che non vuole che Pescara diventi DEA di secondo livello, sono lotte di campanile, ecco, queste cose dovrebbero essere superate a tutela soprattutto della salute della nostra gente. E allora, in attesa che suoni la sveglia, piuttosto che far suonare i soliti campanili, la lista civica di Pettinari in comune prova a dare il suo contributo attraverso una semplice mozione che presto sarà presentata. Noi abbiamo ecografie e radiografie che non sono utilizzate al 100%, quindi presenteremo una mozione al nostro sindaco che la presenterà alla regione affinché queste ecografie possono lavorare, per esempio, anche i pomeriggi, a giornate piene, perché noi qui in Abruzzo abbiamo una scuola di ecografi, quindi diciamo, i laureati, i tecnici di ecografia, anche di radiografia, potrebbero, a prezzo del ticket, dare la disponibilità per usarli, per farli funzionare anche il pomeriggio. In questo modo sicuramente si smaltirebbero le liste d'attesa.